Studenti e pendolari in viaggio ieri mattina sul regionale veloce 2996 hanno vissuto certamente un brivido che ricorderanno per parecchio tempo. Lungo la tratta Ravenna-Bologna all'altezza di Godo di Russi tutti hanno avvertito un botto. Dal treno si è sganciato un pezzo, un transponder, un trasmettitore di segnale. Fortunatamente alla fine l'incidente ha comportato solo un ritardo di 20 minuti sulla tabella di marcia, ma l'accaduto riporta in auge le solite questioni legate al trasporto su rotaie. Quali disagi vivono quotidianamente coloro che per lavoro o studio vivono la vita dei pendolari sui treni? I nostri treni sono ben tenuti? Lo prendete spesso questo treno? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni? Parte domenica. E senti, come secondo te in generale come sono messi questi treni? Sono in buone condizioni? Allora, dipende. Quello di ritorno è messo in buone condizioni, cioè questo. Che poi buone condizioni sono tutti sporchi, ma non è che mi aspetto molto. Quello di andata invece, che io lo prendo da Russi, è messo malissimo. Cioè, a parte che c'è un sacco di puzza, è sporchissimo, peggio di questo, e alcune volte trovi anche ad esempio degli squarci all'interno, sì, cioè, graffiti, cose che non sono molto curate, ecco. Ma senti, ieri un treno, non so se l'avete letto, uno di questi treni regionali ha perso un pezzo addirittura. Cosa? Ah sì? Sì. Allora la domanda è, ci si sente sicuri quando si viaggia su questi treni? Beh, solitamente sì, dai, sì, più o meno, mettiamolo in questo modo. Meglio che in altri mezzi comunque. Senti, ti senti sicuro quando viaggi su questi treni? Dipende che treni, quelli ad alta frequentazione sono messi abbastanza bene, gli altri invece non sono proprio messi in buone condizioni. Un treno non ho mai pensato, anche perché è da 2 anni che prendo questo. No, vabbè, noi che prendiamo anche l'autobus, cioè non so per te, però io sì, mi sento anche più sicura qui che in autobus. Mm-hmm. Sono puntuali questi treni? La mia esperienza è che io alcune volte vado anche a Rimini, no, non sono puntuali. Quando vado a Godo? Non lo sono mai. Quando vado a stazione Godo. E la vita del pendolare che prende il treno tutti i giorni è una vita semplice o una vita complicata? No. Io mi diverto un casino. Perché deve essere strano, io no. Cioè, io se fosse per me andrei sempre in macchina. Poi ecco, mi dà proprio fastidio che siano sporchi. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.